Salve, benvenuto Mario Oliverio, che è altro ospite dei Face to Face per questo incontro con i candidati alla presidenza della Regione Calabria. È un'esperienza che Mario Oliverio ha già fatto. Anche lei chiedo, perché mi sembra giusto, che Calabria ha trovato in questi giorni in cui ha la ripercorsa per andare e per portare avanti la sua campagna elettorale. Ma innanzitutto vi ringrazio per questo collegamento, per darmi l'opportunità di esprimere quelle che sono le ragioni per cui sono sceso in campo. Io ho trovato la Calabria che conosco, la Calabria che non ho mai, da cui non mi sono mai distaccato, una Calabria appunto che vedo altri scoprono adesso. Esprimendo meraviglia, lamenti, eccetera. È una Calabria di luce e di ombre, una Calabria che ha grandi potenzialità, che ha eccellenze, che ha anche sofferenze perché appunto accumulate nel corso di decenni, soprattutto per una logica coloniale che è quella che il governo centrale, che i governi centrali continuano a perseverare mantenendo questa regione in una condizione di disagio, a partire dalla sanità. Non sento, non si sente. Si è spento il mio microfono. Dicevo, la sanità è di certo uno dei problemi più gravi, ma lei l'ha conosciuta, c'è stato lì. Se, è certo che non avrebbe potuto fare di più per la sanità. Guardi, io la sanità, vorrei dirlo, la considero la madre di tutte le battaglie in questo momento. La sanità a me è stato impedito di governarla. Dal momento in cui mi sono insediato, hanno fatto scattare una norma a livello nazionale per rendere incompatibile la funzione di presidente della regione con quella di commissario. Mi sono battuto contro il commissariamento sin dall'inizio, con tutti i governi di tutti i colori, col governo Renzi, col governo Gentiloni, col governo Conte 1, Conte 2, e non sono riuscito purtroppo a smuovere questa sordità, una sordità che ha determinato una situazione grave, perché mentre nelle altre regioni, quando poi l'incompatibilità è stata rimossa, è stato assegnato al presidente della regione la funzione di commissario, a me non è stata assegnata. Io minacciai persino di incatenarmi davanti a Palazzo Chigi contro questa appunto vergogna. Non lo feci, sbagliai, lo ammetto, sbagliai, ma non lo feci perché il Presidente del Consiglio pro tempore del tempo mi chiamò per dire di evitare fatti clamorosi, che si sarebbe istituito un tavolo a Palazzo Chigi per affrontare il problema. Il tavolo fu istituito, ma i problemi non sono stati affrontati e oggi vedo che anche coloro i quali hanno la responsabilità di aver assunto provvedimenti gravi sulla sanità calabrese, vengono riconoscendo che appunto bisogna rimuovere il commissario. C'è stato proprio ieri, l'altro ieri, l'esponente massimo dei 5 Stelle, l'ex presidente Conte, che è stato presidente del Consiglio dal 2018 a febbraio 2021, che ha prodotto un decreto. Approvato con un Consiglio dei Ministri straordinario, per la prima volta il Consiglio dei Ministri fu convocato fuori da Palazzo Chigi a Reggio Calabria, è un decreto che si è rivelato una beffa, perché in quel decreto non c'era un euro per sbloccare le assunzioni e procedere all'assunzione di medici e personale sanitario, perché in quel decreto non c'era un euro per ripianare il debito accumulato, perché in quel decreto non c'era un euro di investimenti per moderne, qualificate strumentazioni e nuove tecnologie, perché in quel decreto c'erano solo 790 mila euro per aumentare le indennità ai commissari delle ASP. Questo è tutto. Quindi un bluff. Oggi vedo che scendono rappresentanti nazionali del governo, dei partiti che fanno parte del governo, che erano impegnati in precedenti governi, e tutti quanti a stracciarsi le vesti sulla vicenda della sanità. La responsabilità della sanità e di questa logica coloniale che i governi nazionali hanno voluto perpetrare ai danni della Calabria e dei calabresi. Io mi sono battuto, non ci sono riuscito purtroppo.
Però lei, da come parla di questi partiti, è come se lei non ci fosse mai stato all'interno di questi partiti, eppure lei è No, io stato un sì. esponente di rilievo del PD. No, io Ed ci è il sono stato, PD io che... ci sono stato e rivendico il mio ruolo, ci sono stato battendomi. Io sto parlando della logica che ha sotteso un comportamento, una condotta sui problemi della sanità che non può essere sottaciuta, perché pur essendo parte di un partito non si può tacere sulla responsabilità di quel partito, a parte il fatto che la responsabilità è di tutti i partiti nazionali, perché il commissariamento è iniziato con Berlusconi, presidente del Consiglio, quando Scopelliti, accompagnato dall'attuale candidato Occhiuto, del candidato di centrodestra Occhiuto, andò dal governo, andò da Berlusconi a chiedere il commissariamento, sbagliando a mio parere. Poi dopo Berlusconi è venuto Monti, poi dopo Monti è venuto Renzi, poi dopo Renzi è venuto Gentiloni, Conte 1, Conte 2. Il fatto che si appartenga ad un partito non può privare di denunciare quelle che sono le responsabilità di quel partito e dei partiti nazionali. Ma lei perché è andato via dal PD? Perché ha lasciato il PD? Perché oggi si ritrova ad essere candidato da solo, Ma senza quel partito che per anni è stato il suo partito? Io non ho lasciato il PD, io mi candido non per risentimenti o per motivi personali, io mi candido contro questa logica coloniale, io mi candido non perché devo andare in Consiglio regionale ci andranno i candidati della mia lista, non Oliverio, io mi candido per un progetto politico, per dire no a questa logica coloniale, per spezzare questa deriva. Per dire che la Calabria deve essere rispettata e lo faccio io alla mia età, con la mia esperienza, perché qualcuno dovrà pur farlo un gesto di questo tipo. Non è giusto stare zitti, rassegnati, intrupparsi nei partiti e non vedere quella che è la deriva che anche quei partiti alimentano e determinano. Le responsabilità vanno denunciate perché io, proprio io, che ho fatto un'esperienza di governo alla guida della regione, so bene che se non si spezza questa spirale, non si andrà da nessuna parte, chiunque andrà a governare la regione. Quindi bisogna ribellarsi, è la ribellione democratica di cui ha bisogno la Calabria per spezzare questa deriva, perché Roma possa sturarsi le orecchie, perché Roma rispetti la Calabria e i calabresi. Perché i calabresi hanno diritto ad una sanità degna di questo nome, perché i calabresi e i meridionali hanno diritto, adesso che arriveranno le risorse dall'Unione Europea, di avere un programma, una politica nazionale che utilizzi quelle risorse per superare gli squilibri e non per riproporre come si sta nuovamente facendo per riproporre uno squilibrio nella utilizzazione delle risorse che accentuerà lo squilibrio economico, sociale e di tutti gli standard della vita sociale, civile, dei servizi tra il sud e il nord, tra la nostra regione e il nord del paese. Oliverio, io devo farle delle domande perché sono anche delle istanze che i cittadini hanno e noi dobbiamo proporle a chi viene intervistato. Ecco, questo fatto che lei sia una costola del centro-sinistra e che quindi sicuramente i suoi voti non andranno al candidato primario del centro-sinistra, qualcuno l'ha visto come se lei avesse preso degli accordi. Lei dice non è stato, tra virgolette, un dispetto, usiamo una parola semplicissima, al mio partito, perché non l'ho fatto per questo motivo. Lei si è candidato perché vuole dar voce a questa ribellione della Calabria, però qualcuno dice invece che lei addirittura ha fatto degli accordi col centrodestra, con Occhiuto stesso. Guardi, la fantasia davvero non c'è limite. Io la ringrazio per questa domanda fantasiosa, che naturalmente riporta quello che è la fantasia che in alcuni settori del Partito Democratico si tende ad alimentare. Guardi, io mi sono Ecco, battuto fino la domanda all'ultimo può essere momento. fantasiosa, ma se la fanno in tanti, lei lo sa Io mi questo. sono battuto fino all'ultimo momento per unire. Mi sono battuto perché nei mesi scorsi si assumessero le primarie come metodo per scegliere un candidato. Non ero io a candidarmi alle primarie, sia chiaro. Mi sono battuto perché sulla base dell'esperienza di meno di 2 anni fa,
quando io feci un passo indietro e candidarono Callipo, sulla base di quella sonora sconfitta, non si ripetesse quello che è avvenuto allora. Quello che è avvenuto anche dopo, perché dopo Callipo scappò, si mise in fuga dal Consiglio regionale e nessuno spiegò le ragioni di quella scelta, della prima e dopo della fuga di Callipo. Si è ripetuta la stessa pellicola di un anno e mezzo fa. Io ho chiesto di costruire una coalizione larga, di costruire attraverso un metodo partecipato la selezione dei candidati a partire dal presidente candidato. Non è stato possibile tutto questo. Ho insistito fino alla fine. È chiaro che chi non l'ha fatto ha la responsabilità della sconfitta. È chiaro che qualcuno dice a Roma, e non ci sono io a Roma, che proprio i vertici si sarebbero messi d'accordo per lasciare la Calabria al centrodestra, perché avrei un grande potere io se potessi interloquire con i vertici nazionali del centrodestra che hanno partorito la candidatura di Occhiuto, perché anche Occhiuto è figlio di una candidatura centralistica romana, dell'accordo tra Berlusconi, Salvini e la Meloni. Parliamoci molto, molto, molto chiaramente. I candidati in campo sono figli di questa logica e questa logica centralistica e naturalmente sottende anche ad inciuci, che non può essere Oliverio certo a fare questi inciuci, perché se Oliverio avesse la forza di fare gli inciuci con i vertici nazionali, sarebbe tutt'altra storia per la Calabria. Quindi altro che inciuci di Oliverio. Io sono sceso in campo per affermare la dignità di questa terra, per contrastare questa deriva, perché il mio progetto non si ferma il 3 e 4 di ottobre. Il mio Allora ci progetto dica, guarda qual è questo oltre il progetto? 3 e Ecco, 4 di che ottobre. prevede questo suo progetto? Che Il mio prevede? progetto prevede una iniziativa per riaggregare, rilanciare il campo delle forze democratiche e del centro-sinistra, per recuperare quelli che sono strumenti, metodi senza i quali la sinistra perde l'aria, senza i quali la sinistra non ha prospettiva, che sono i metodi della partecipazione democratica, del protagonismo dei territori. Io mi sono candidato 5, 6 anni fa, il 2014, 7 anni fa, chiedendo le primarie. Fui candidato da 130.000 calabresi e quella forza mi diede autonomia rispetto a Roma e alle centrali nazionali. Mi sono potuto battere contro quella logica coloniale che manteneva il commissario nella sanità, perché avevo quella forza e non perché ero frutto delle conventicole romane, del chiuso di una stanza. Ma vogliamo scherzare? La Calabria si deve liberare da questi lacci. Bisogna che ci sia un atto, una scossa, un atto di ribellione democratica che dovrà continuare per quanto mi riguarda. Fino a quando avrò energie, continuerò questa battaglia anche dopo, in tutte le forme di disobbedienza civile, di lotta sempre democratica ma forte, perché i calabresi hanno diritto, come i cittadini della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, hanno diritto al rispetto della Costituzione, a partire dalla tutela della salute e non solo, perché il Sud, perché la Calabria, se non si imbocca una strada nuova, non avrà futuro, e anche le risorse che verranno dall'Europa, se non si determinerà una impostazione per una utilizzazione che punti al superamento degli squilibri, si allargheranno gli squilibri. Questa è la verità. Altro che oggi vedo che scendono in massa, stanno scendendo uomini del governo, stanno scendendo rappresentanti dei partiti. Tutti a scoprire la condizione della Calabria, salvo il giorno dopo a riproporre il vecchio macinino, il vecchio meccanismo. E non va bene tutto questo. Però quando si è candidato lei hanno appoggiato anche lei, sono scesi per lei, è così che fanno le campagne elettorali o no? Sì, certamente che sono scesi per me, però io sono stato frutto di una impostazione che non era appunto stato partorita al Nazareno, nelle stanze romane. Io sono stato frutto di una scelta popolare, 130.000, ripeto, 130.000 calabresi andarono, parteciparono alle primarie per scegliere il loro candidato. Anzi,
Le primarie furono contrastate dai vertici nazionali del PD, e forse anche lì c'è stato il peccato originale per cui io non sono stato, come dire, come gli altri, non sono stato investito del potere di governare la sanità e poi non sono stato ricandidato alle elezioni del 2020. Ecco, lei è stato quanto tempo alla regione? Perché lei ha terminato prima il suo mandato. 5 anni sono stato alla regione, 5 anni, il mandato del Presidente della Regione. 5 anni con un'interruzione, che è stata quella di un obbligo di dimora di 3 mesi per un provvedimento giudiziario che mi ha impedito di esercitare la funzione di Presidente. Quindi 5 anni meno 3 rispetto agli altri, un po', ai miei predecessori, un po' di meno. 3 mesi all'obbligo di dimora, un provvedimento giudiziario, mi permetta di sì, perché sì, siccome prego, prego. Dire, bene che sia, un provvedimento giudiziario che dopo 3 mesi è stato demolito dalla Cassazione, che la Cassazione ha chiaramente detto essere frutto di un pregiudizio accusatorio nei miei confronti, riporto le parole della Cassazione, e di assenza totale di indizi di colpevolezza. Un provvedimento, un'indagine che alla prova del giudizio, perché io ho chiesto l'abbreviato, il rito abbreviato, alla prova del giudizio è stato dichiarato dal giudice un provvedimento fatto su fatti che non sussistono, perché il fatto non sussiste, per questo io sono stato assolto. Quindi, come si vede, c'è stato un combinato disposto. Io non voglio fantasticare, né voglio gridare a complotti, perché non è nel mio costume, nella mia cultura vedere complotti. Tuttavia oggettivamente è stato così, questi sono i fatti, non è Oliverio che adesso appunto inventa queste cose, i fatti dicono questo. E purtroppo i 5 anni sono stati 5 meno 3 più un danno enorme di immagine e anche un corso diverso per la storia della Calabria, se mi permette. Ecco, però in questi 5 anni lei avrà avuto un programma come ce l'ha adesso, no? Adesso se lei dovesse riuscire ad essere all'interno di questo consiglio regionale o addirittura a guidare la regione Calabria, ci sono dei programmi che ogni candidato ha. Lei ritiene che in quei 5 anni lei è riuscito a fare quello che si doveva per la Calabria? Ma guardi, io in quei 5 anni, al netto della sanità, ho impostato un lavoro per affrontare i problemi con una visione lunga, con uno sguardo lungo, perché i problemi di questa terra non si affrontano con i fuochi di artificio, cioè da mattina a sera. Ci sono problemi strutturali che sono stati accumulati nel corso di decenni. Primo, il problema delle infrastrutture. Io ho messo in campo un progetto per l'ammodernamento infrastrutturale. Sulla ferrovia ionica sono stati investiti 600 milioni di euro, anzi 700 milioni di euro, per l'ammodernamento del binario, della piattaforma, per l'abolizione dei passaggi a livello, per l'elettrificazione. I lavori sono in corso, anzi devo dire che in questi 2 anni non c'è stato monitoraggio su RFI, per cui non c'è stato controllo ai fini del rispetto delle scadenze programmate. Ho investito per riorganizzare il sistema aeroportuale, ho abolito tre società, ognuna delle quali era in deficit, e ne ho fatto una. Ho abolito gli 21 enti, li ho chiusi e ho abolito con essi 21 consigli di amministrazione. Ho messo in campo una visione, appunto attraverso un progetto per la valorizzazione dei beni culturali, una politica culturale. Abbiamo investito per sostenere le attività culturali. Lei mi pare che di Lamezia, chieda alle associazioni e agli imprenditori lamentini come arrivavano le risorse per attraverso la programmazione culturale con bandi. Ho visto che adesso hanno ridotto solo a sei associazioni il sostegno dei grandi eventi. Una politica culturale di vasto respiro. Abbiamo investito sulle università. I nostri giovani il 2015 erano nelle graduatorie per le borse di studio e solo 34 su 100 ottenevano la borsa di studio. Io ho messo risorse
perché fosse garantita a tutti al 100% dalla borsa di studio agli aventi diritto. Potrei Oliver, io fare un lungo sì, potrebbe elenco. un lungo elenco, però Certo, io voglio. poi, certo che c'è bisogno di un respiro, certo che ci sono stati limiti, ci mancherebbe altro, che solo chi non opera non ha limiti, ma noi abbiamo messo in campo un programma che è una base di lungo respiro Ecco, allora per io la nostra. voglio chiedere, se lei mi risponde in maniera sintetica, se no non faccio in tempo a fare tutte le domande. Ecco, per l'ambiente, che cosa farebbe se dovesse tornare alla regione? Per l'ambiente riprenderei il lavoro che noi abbiamo impostato e le dico subito, io quando sono arrivato ho trovato le città calabresi con cumuli di montagne di rifiuti, ho assunto provvedimenti per l'emergenza e nello stesso tempo ho messo in campo un programma per la realizzazione degli impianti, impianti che utilizzano nuove tecnologie che sono compatibili con l'ambiente. Abbiamo approvato un piano regionale dei rifiuti che prevede la realizzazione di ecodistretti. A San Patello, a Reggio Calabria, sono stati già appaltati e sono in via di inizio i lavori. Ad Alli, a Catanzaro, la stessa cosa. Altrettanto dovrà essere fatto a Rossano. Impianti per i quali abbiamo reperito i finanziamenti. Abbiamo fatto le gare per la progettazione e poi sono state fatte le gare per la realizzazione appunto degli impianti. Impianti che saranno conclusi tra il 2023, cioè fra un anno e mezzo, fra 2 anni e il 2025. Cioè abbiamo agito sul piano dell'emergenza perché abbiamo aiutato i comuni, non li abbiamo lasciati soli. Abbiamo messo in campo un programma per la raccolta differenziata, dando i soldi ai comuni. E Quindi la lei Calabria è passata proponerebbe dal su questo. 12 al 46% nella differenziata. E Quelle discariche? le discariche vanno chiuse, ma via via che gli impianti vanno a regime, vanno in Il funzione. dissesto idrogeologico, lei sa che la Calabria ha sempre avuto problemi e quando lei era, mi pare fosse lei governatore, ci fu anche una grave tragedia. Perché le forti piogge in il nostro La territorio, Mezia, proprio alla Mezia ci fu una tragedia con sì. un bambino che Nostro perse la territorio, vita. la mamma con due bambini. Una mamma con due bambini, certo, una mamma con due bambini, sì. Tra poco ricorre l'anniversario di questo Sì, dramma, che sono ogni stato anno, sul luogo quel giorno, da mattina a sera, insomma, giorno, me lo ricordo benissimo. Ogni anno, però, purtroppo in questo periodo noi incorriamo in tutta la Calabria gravi problemi perché le tragedie sono state dovunque. Andiamo a ricordare a fine estate, primi di ottobre, sempre qualcosa purtroppo succede. Ma il dissesto idrogeologico, lei che cosa farebbe da questo punto di vista? Però sempre le chiedo la sintesi, se Allora, possibile. io anche qui sul dissesto idrogeologico, dal 2000, anzi dal 99 fino al 2015, 14, 15, adesso non ricordo bene, c'è stata una gestione commissariale che ha macinato 1.200.000 euro senza fare nulla. Noi abbiamo messo in campo un programma di sistemazione e di difesa del suolo. Abbiamo dato i soldi ai comuni e si è incominciato ad avviare opere di sistemazione idraulica, di sistemazione dei versanti. Si è messo in campo un programma che a mio parere deve andare avanti perché anche qui non si realizza dalla sera alla mattina. Bisogna mettere in campo programmi, risorse e poi accelerare le procedure perché questo è Però uno i 5 anni, dei punti più ecco, i 5 anni, delicati. vedo che cosa ne possono fare. È vero che non si fa In 5 anni, dall'oggi. noi, in 5 anni, dico subito, c'era un commissario che aveva bloccato 210 milioni di euro fermi. Noi abbiamo investito dei 210 milioni di euro. Sono stati conclusi o in via di realizzazione o in via adesso di 199 milioni di euro. E gli altri sono in via di realizzazione perché abbiamo scelto i comuni come soggetti attuatori, Però perché vede, la lei, regione deve liberarsi dal grumo della gestione. lei vede, ha parlato del commissariamento alla sanità, del commissariamento per l'ambiente, anche quello per lunghi anni. C'è qualcosa che in tutta questa campagna elettorale, forse un po' tutti voi candidati, tendete a parlarne sempre poco, a meno che non si debba esprimere solidarietà.
Ma forse la Calabria, visto che c'è tanta delinquenza, tanta criminalità organizzata, questi commissariamenti li ha proprio per questo motivo, perché i soldi pubblici vengono chissà come spesso utilizzati anche dalla criminalità. In merito a questo, lei che mi dice? In merito a questo dico che la lotta alla criminalità deve essere prioritaria su tutto, però mi permetta di dire che il commissariamento dei rifiuti dal 98-99 fino al 2015 o il commissariamento della sanità dal 2010 al 2020, ai giorni nostri, le pongo una domanda, hanno diminuito la penetrazione della criminalità organizzata nei gangli dove si gestiscono le risorse? Non credo. Allora i problemi sono di altra natura. I problemi sono nei meccanismi che bisogna modificare. Perché più passaggi ci sono nella utilizzazione delle risorse, più leggi che si fanno per mettere controlli, più si è sottoposti alla verifica della burocrazia e non va bene questo. Bisogna invece snellire le procedure. Bisogna che ci siano impostazioni che possano garantire il controllo sociale sull'uso delle risorse. Perché assieme alla magistratura, assieme alle forze di polizia, il più grande vigilante della legalità è la società, quando la società si dà la possibilità di osservare, di intervenire attraverso la trasparenza nella utilizzazione delle risorse. Faccio un esempio concreto. Nel settore della sanità, se non si pongono regole per quanto riguarda, per esempio, gli accreditamenti nella sanità privata, se la sanità privata utilizza le risorse come entrando in una giungla, è chiaro che può succedere, non è che dico che succede sicuramente, ma può succedere che l'Ndrangheta mette le mani se le procedure di appalto vengono non fatte con impostazioni oggettive, trasparenti, eccetera. È chiaro che succede se i grandi appalti, per quanto riguarda le grandi forniture, vengono gestite dalle centrali nazionali attraverso questa logica commissariale. È chiaro che può succedere. Allora il problema non è, come dire, di chi in Calabria opera soltanto, e Abbiamo certamente chi in pochissimo Calabria opera. tempo, io vorrei, come ho fatto con gli altri, che lei dedicasse un pensiero a Cosenza, una Reggio, una Vibo, una Crotone, una Catanzaro. Però brevissimo perché abbiamo poco tempo. Ma io guardi, io vedo la Calabria nella sua unitarietà e le diversità che si esprimono tra Catanzaro, Vibo, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria sono diversità che costituiscono una ricchezza e questa ricchezza deve essere messa in un quadro di riferimento, perché io non ho mai lavorato con la logica provincialistica e campanilistica. Siccome un livello di Cosenza, allora deve privilegiare Cosenza. Cosenza cresce se cresce nell'insieme la Calabria, se cresce Crotone con il suo patrimonio archeologico, se cresce Catanzaro con la sua funzione direzionale di città capoluogo, se cresce Vibo con la sua marineria, con la sua apertura sul mare, se cresce Reggio Calabria con la sua proiezione mediterranea. E allora nell'insieme la Calabria va vista, perché noi abbiamo una città, una regione nella quale le città, ma anche le province, i borghi, io ho investito sui borghi, i borghi come risorsa. Io ho fatto una legge per bloccare il consumo di suolo, per dire no alle volumetrie, per spostare gli investimenti dalle volumetrie che hanno cementificato e Purtroppo no. creato distruzione alla valorizzazione dell'identità dei borghi. Purtroppo dobbiamo sospendere perché il tempo a disposizione è quello e quando c'è la par condicio dobbiamo rispettarlo più di ogni altra Va volta. bene, va bene, va bene, va La bene. ringrazio per aver accettato questo nostro invito. Ringrazio lei e ringrazio la vostra testata. Le auguro di continuare, le auguro quindi buon lavoro e come ho detto agli altri, qualsiasi sia il risultato per Mario Oliverio,
speriamo che sia sempre un bene per la Calabria. E certo, Grazie, grazie, grazie a voi, grazie, arrivederci. grazie. Arrivederci, arrivederci, arrivederci.